cosa da sottolineare, il libro l'ho letto, non ci crederete, tre volte, che questa conoscenza dei movimenti astrali hanno fondamentale le direzioni pratiche, no? E la Grecia mostra per esempio una versione davvero unica, fatta a un tempo di dibattito filosofico e scientifico e di grande afflato letterario. Beh, pur conoscendo i movimenti astrali e le loro applicazioni pratiche, i greci, dice Boitano, ci hanno insegnato a contemplare il cielo con lo sguardo rapito e a coglierne il respiro e la bellezza. Loro hanno ereditato, certo, dai egiziani, dai babilonesi, da tutti gli altri, però sono i primi che lo guardano in una maniera diversa dagli altri. Sì. Hanno ereditato l'astrologia, hanno ereditato l'astrologia, non c'è dubbio, però hanno anche questa sensibilità, come tutto, insomma, tantissime cose, hanno una sensibilità incredibile. Da Omero in poi, cioè la cosa è già in Omero. Omero mette sullo scudo di Achille il cosmo. Guardate che è un affare mica da poco, perché insomma quindi si porta lo scudo per ammazzare Ettore. Sullo scudo di Achille c'è il foglio. E Achille stesso sembra la stella Sirio, una stella malvagia, una stella certo. Ci sono continuamente questi squarci, oppure Ulisse che naviga, è il primo di cui ci sia dato sapere, il primo eroe, diciamo, letterario, che naviga guardando le stelle, sì. perché Calipso gli ha detto devi tenere l'orsa maggiore alla tua sinistra per arrivare a Itaca, poi non arriva a Itaca lo stesso, ma insomma, ma si avvicina così. Quindi tutte queste cose, loro hanno una straordinaria sensibilità, anche perché riflettono sugli episodi. Allora Talete cade nel pozzo perché guarda sempre le schede, no? Grande, il proprio filosofo guarda lì, guarda anche se c'è il punto ci finisce dentro, e la serpenta traccia che mi sta oppresso lo fa, si getta lì, lo fa in giro, se tu guardi sempre le stelle e poi non sai neanche la strada davanti a te. E Platone accoglie questa versione della serpenta traccia, diciamo. Allora Aristotele cita un altro giorno, dice sì, dice Amicus Plato, Servantes Amica Veritas, abbi pazienza Platone, guarda che lui, facendo lo scienziato, a un certo punto ha previsto che ci sarebbe stato un grande raccolto delle olive quell'anno. Allora si è comprata a 4 soldi tutti gli oliveri frantori di Mileto, poi ha fatto i quattrini a palate, naturalmente, perché tutti hanno portato le olive lì, e questo per dimostrare non che debba essere ricco lo scienziato, per carità, ma che se vuole può anche farlo. Quindi sono storie dappertutto di queste cose, come quelle della commedia finale, no? Che compare continuamente e ci pensate che gli anglosassoni poverini vedono la commedia di Harvey nell'inverno del 1066 quando vanno in Stimiran Stella nel famoso razzo di Parigi e poi sconfiggono il re norvegese che arriva per conquistare l'Inghilterra. E poi però non capisco, arriva Guglielmo il bastardo dalla Normandia, e quando arrivano lì gli stimira, la commedia li ha portato male perché ce le prendono di Santa Ragione e l'Inghilterra diventa normale. La commedia di Napoli, peraltro qui in anni, tu lo devi dire te, è importantissima, perché senza la commedia di Napoli non si sarebbe capito che la teoria della gravitazione universale di Newton era giusta. È assolutamente vero che Halley, che era allievo, come dire, pregrede, Newton era un amato più incazzosissimo, Newton sì. Un personaggio terrificante, però... Che poi si è andato alla finanza. Sì, di tutto ne ha fatto. Ha fatto il solo. Ma comunque, Halley ha detto che qui, se la legge di Newton, queste parole qui, è giusta, la cometa deve tornare a una certa data. Il poverino era già morto, però il famoso contadino tedesco una mattina presto la vide nel suo orto, la vide come una storia bellissima, che ha ragione, che fenomenale. Perché come si fa a provare? Quindi, se una mina ti casca in testa è abbastanza facile,
Ma contare a provare che la gravitazione universale funziona per i pianeti, le comete, eccetera, eccetera. La grandezza è un po' maggiore. Appunto, che la forza che fa cadere la mela in testa è la stessa che tiene legata alla Terra sola, alla Luna, alla Terra. No, oserei concludere, perché te però se vuole fare una proposta, oltre che ovviamente ricordare che questo qui è il regalo universale migliore che uno possa immaginare, cioè, vista la stagione. Beh, lo dico io perché appunto, è vero, insomma, no? Tommaso, però se non vuole portarlo in giro, lascia lì su quello di lo registra. Io ho un altro regalo di Natale per te, perché dopo non sono riuscito a portarla in tempo, ma ho iniziato le pratiche, te le porterò a Roma, tu verrai nominato associato honoris causa all'Istituto Nazionale di Astrofisica. Vieni su a Montemare, vieni su a Montemare, vieni a Montemare. Per ora devo tornare assolutamente a Roma, se no perdo il treno. Okay.